Oh, buongiorno, buonasera. Oggi approfondiremo alcune cose su San Francesco che non ho avuto il tempo, che non ho il tempo di dire in classe, anche per mille cose. Quindi faremo un approfondimento. Approfondimento, ex will. Approfondimento a distanza, perché alcune cose non ho il tempo di dirle in classe. Già fare la parafrasi di una poesia è complicato. La cosa che vorrei spiegarvi è che nel momento in cui voi vi approcciate a un testo, a qualcosa che è stato scritto mille anni, quasi mille anni fa, 1200, no, un po' meno, ma insomma, almeno 800 anni fa, 700-800 anni fa, e bisogna anche capire che è un po' difficile entrarci dentro. Perché è ovvio che alcune cose che per gli uomini del 1100, del 1200 erano ovvie, per noi non sono così ovvie. Noi che viviamo in una società dove in fondo la religione, sì, uno può essere religioso, andare a messa tutte le domeniche, ma non è il fulcro della vita cittadina di Firenze oggi. Anche se, ho già detto in classe, il fulcro della città a Firenze è Piazza Duomo, non Piazza Signoria, anche come livello di grandezza e di maestosità. Piazza Duomo con il Battistero, la cattedrale, è il centro di Firenze. La chiesa della Madonna è il centro di Firenze. La cupola è stata fatta lì. Perché, come ho già detto, a storia, e storia e letteratura si fondono, perché sono due aspetti della stessa medaglia, ma anche la pittura, come vedremo, si fondono, perché la storia è tutta una. Poi noi ne prendiamo uno spunto da una parte, uno spunto dall'altra. Abbiamo visto Ambrogio Lorenzetti, la descrizione del comune medievale. Dicevo, prima, all'inizio, la città si distingue per città, per essere sede del vescovo, dove c'è la cattedra è dove anche il professore sta in cattedra, ma la cattedra del vescovo è la sedia dove sta il vescovo. Dove c'è la cattedra di un vescovo, lì vi è una civitas, perché è il vescovo che tra la fine dell'impero romano e praticamente fino a quasi l'anno 1000 governa molte città. Cioè il vescovo è un'autorità non solo religiosa ma anche politica. Perché nel crollo dell'impero romano è ovvio che i vescovi a un certo punto, sì, volenti o nolenti, si assumono compiti di amministrazione pubblica, regionale, quindi dove c'è un vescovo che può avere una curia, quindi dei chierici che sanno leggere e scrivere, perché tenere un'amministrazione, scusate, io devo saper leggere e scrivere, che faccio con le palline di casa, cioè, quindi solo la Chiesa possedeva un personale qualificato per reggere una città. Poi col passare ovviamente dei secoli nasce il comune e piano piano si crea una burocrazia laica non legata alla Chiesa, ma questo avverrà dopo. Che c'entra tutto questo con San Francesco? C'entra perché ovviamente gli uomini del Medioevo ponevano la religione al centro dei loro pensieri, come Santa Maria del Fiore era al centro di Firenze, il Battistero è proprio quasi l'ombelico di Firenze, San Giovanni è l'ombelico della città di Firenze. Poi certo ci sarà la città rinascimentale, ma il fulcro, il mio bel Battistero, diceva Dante, che lo rimpiangerà fino alla morte, è il fulcro della città. E quindi per entrare nella mente di San Francesco bisogna un po' fare sforzo e violenza su noi stessi, se no non capiremo mai questi uomini che sono sì simili a noi ma diversi. Perché allora, abbiamo già detto che San Francesco compone una laude, una lauda in umbro, perché ovviamente cerca di trasporre il linguaggio biblico in una lingua l'umbro comprensibile a tutti. Vi abbiamo già detto che non esiste l'italiano al tempo di San Francesco, esistono vari volgari e Dante non è, cioè, non ha ancora scritto la Divina Commedia, non è. Dante e Giotto vengono dopo, la generazione dopo. Dante nasce nel 1265, è quasi contemporaneo di Giotto, quindi quando Giotto affresca ad Assisi, eccetera, eccetera. O Santa Croce a Firenze, San Francesco è della generazione prima. Quindi è ovvio che senza Dante, Petrarca e Boccaccio non esiste neanche l'idea di fare del fiorentino
la lingua da cui nascerà l'italiano. San Francesco scrive nella lingua in cui ha parlato. In realtà San Francesco era bilingue, cioè sapeva il latino, ma sapeva anche il francese. Molto spesso cantava e predicava in francese, francese antico, perché la madre era francese. Il padre Bernardone, ma la madre era francese. Perché San Francesco ha scritto questa poesia, il Cantico delle Creature? La domanda potrebbe sembrare oziosa e anche piuttosto strana, ma diciamo che io porrei in contrasto San Francesco e Leopardi. Dice che c'entra Leopardi con San Francesco? Tutte e due scrivono poesie, e va bene, ma era il loro modo di vedere le cose che era diverso. San Francesco scrive una poesia in cui esalta Dio non direttamente. A Dio non si arriva per San Francesco direttamente. San Francesco è un, tra l'altro, è un gioco, lui si fa, è un gioculator dei. Gioculator è una parola latina medievale da cui viene giocoliere, giocoliere per le circo, no? O anche giullare di Dio, perché molto spesso San Francesco attuava, faceva delle performance teatrali. Per questo poi arriviamo assai a Jacopone da Todi che mette in scena la morte di Cristo, ma proprio teatralmente, quando leggiamo Donna del Paradiso, vuol dire la Signora del Paradiso, che era Madonna o Maria, sarebbe più esatto, mette in scena uno spettacolo teatrale con degli attori che recitano chi da parte della Madonna, chi da parte del passante che gli va a dire stanno uccidendo tuo figlio, chi San Giovanni, chi lo stesso Gesù. Ho già detto che come nel teatro greco, ovviamente gli dèi facevano parte del teatro greco, nel Medioevo cristiano, è ovvio che i personaggi di questo teatro sono personaggi sacri. Si mette in scena la morte di Cristo, la tentazione di Adamo ed Eva, e si fanno questi spettacoli di fronte alle cattedrali per ammaestramento del popolo analfabeta. Ora veniamo al punto, perché San Francesco in uno dei suoi spettacoli, diciamo, teatrali, ovviamente mentre il giocoliere ha solo lo scopo di divertire, incassare qualche soldino, San Francesco aveva lo scopo di salvare le anime. E faccio vedere un qua, alcuni quadri e tavole che si trovano negli Uffizi per spiegarlo meglio, se esistono. Allora, questo è un crocifisso, credo del 1100. Vedete, un crocifisso con Gesù con gli occhi aperti. Questo si chiama Christus Triumphans. Il Cristo è nella croce, ma non patisce sofferenza, sembra, ha gli occhi aperti e assolutamente, assolutamente incurante delle torture. In questo periodo, nello stesso periodo in cui San Francesco predica, nel sud della Francia vi era un'eresia, chiamiamola eresia, c'era una parte di cristiani, i quali affermavano che il mondo creato era stato creato appunto dal diavolo, che il Dio del Vecchio Testamento era Satana, e che quindi Cristo non fosse il figlio di Yahweh, ma fosse in contrasto con lui, che portasse un messaggio diverso da quello dell'Antico Testamento, che il mondo immateriale in cui viviamo fosse un mondo malvagio, cattivo, cui tramite esercizi spirituali, digiuni, eccetera, ci si dovesse liberare. Si chiamavano catari, ora varie espressioni. Catari o Patarini nel nord Italia e anche a Firenze ce n'erano tanti e l'Inquisizione ovviamente lì inquisiva soprattutto i domenicani, dominis cani, canes, che si facevano chiamare i cani da guardia del Signore. I domenicani attuavano un processo molto quando ci fu la strage dei catari nella Provenza. Un celebre abate, insomma, no, ecclesiastico, gli dissero: ma come facciamo a riconoscere gli eretici da quelli che non sono eretici?
Voi, disse questo nobile vescovo o clerato, sì, clerato, voi uccidete, poi Dio riconoscerà i suoi, tanto li ammazzate tutti, poi quelli che andranno al paradiso, insomma, tanto Dio li sa distinguere lui, insomma, e capite che il sistema, questi sistemi sono un pochino drastici, oserei dire, anziché no. San Francesco aveva un sistema più soft, quindi tentava di convincere. Ovviamente si opponeva all'eresia dei Cartes per cui l'universo fosse malvagio, tentando di dimostrare che l'universo è buono, anche nei suoi aspetti più negativi, come la morte. Alla fine della poesia abbiamo visto che San Francesco chiama la sorella morte corporale. Noi questi riferimenti non li cogliamo perché se vediamo, andiamo agli Uffizi, vediamo questa tavola dipinta e ci sembra uguale. Questa. Vedete che qui il Cristo viene rappresentato sofferente, che soffre, patisce, il Christus patiens, perché i catari negavano la corporeità del Cristo, dicevano che era solo una sorta di eidolon, di immagine, che il Cristo non era stato crocifisso veramente, perché lui non poteva appartenere al mondo materiale. Quindi anche in pittura il famoso Cristo di Giotto, che non sia gli Uffizi, famoso Cristo di Giotto, non forse gli Uffizi, no, è Santa, beh, no, è boh, Santa Croce o Santa Marinovella, no, a Santa Croce c'era quello di Cimabue, Santa Marinovella quello di Giotto. Vabbè. Comunque, anche Giotto e Cimabue rappresentano il Cristo che soffre. In questa polemica che noi non avvertiamo contro i catari, perché San Francesco non li nomina i catari, non li nomina, non... però nel momento in cui dice qui dice che dice se trovassi la poesia io sono un cattivo trovatore, la battuta non la capite ma non fa niente, meglio che non la capite, o sono un cattivo trovatore. Altissimo onnipotente buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, tomba e benedizione, a te solo altissimo sei confame, null'uomo né digno che mentovale. Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate sole. Vuol dire San Francesco sta dicendo ai catari: guardate che l'universo non l'ha creato Satana, l'ha creato proprio Dio, anche le mosche e le zanzare, l'ha fatte tutte lui, una per una. C'è la mosca questa, sì, ci metto pure la mosca. E quindi elenca tutte queste cose e dice, guardate che sono cose buone. Voi dite che sono malvagie perché l'ha creata Satana, che il mondo è malvagio, eccetera. Mi ricordo un libro, era Memorie di un nano gnostico. Ma invece è tutto buono, è tutto bello, il sole è bello, è radiante, con grande splendore, dice il sole. Laudato sia mio Signore per sola luna e le stelle, anche queste sono cose belle. E in cielo le formate clarite e preziose belle. E qui fino a qui gioca facile, senza chi è che dice che se fa schifo. No? Ma dice anche: Laudato sia mio Signore per frate vento e per aree nubili e serene domine tempo, anche quando piove, è una cosa bella. Per lo quale alle tue creature dai sostentamento, perché se non piovesse la terra non gena. Cioè, Francesco coglie nell'universo, dice: non è stato creato male, anzi, e funziona bene. Laudato sia mio Signore per sola acqua, la quale è molto utile e preziosa e casta, per frate fuoco, tramite qua, per lo quale illumina la notte, madre terra, ma soprattutto arriva a quella parte che certamente lascerà. Laudato sia mio Signore per sola nostra morte. Questa poesia è stata scritta un anno circa o due prima della morte, o pochi mesi prima della morte, non ricordo, forse pochi mesi prima della morte, ora non mi sovviene, ma perché voglio dire, guardate, anche il morire è nel piano dell'universo, è una cosa giusta. Quindi questa polemica che noi non cogliamo ovviamente perché i catari non esistono più. Perché non esistono più i catari? Perché ci fu la crociata contro gli albigesi, bandita dal Papa, e ovviamente ci fu una strage immane di questi catari che abitavano in Provenza, nel sud della Francia, che
parlava Langdok, qui ci riallacciamo a quanto detto all'inizio dell'anno, che è diverso dal francese, e che però c'erano anche a Firenze, anche tantissimi. Firenze era un centro di Catari abbastanza notevole. Certamente Dante ne avrà conosciuto qualcuno. Dante non è eretico, però ogni tanto dice delle cose strane, almeno per la Chiesa cattolica ortodossa, tipo nega il potere temporale del Papa, che nel Medioevo era quasi cosa scontata. E va bene, quindi dicevo, tutto questo, chiudiamo e poi ci lasciamo, porterà San Francesco a rivalutare l'aspetto fisico, cioè come nei quadri, nelle tavole dipinte, si passa dal Christus Pacis, che sembra quasi un'icona, dall'icona bizantina, che sembra quasi impassibile, al Cristo di Giotto e Cimabue, che soffre, che esce il sangue dalle mani, dal costato, per dire proprio ai capi: guardate che Gesù è stato crocifisso veramente. E lo stesso accade per la poesia di San Francesco, che è stata in parte scritta per dimostrare che l'universo è buono. E qui mi riallaccio a Leopardi, che la pensava ovviamente in maniera assolutamente. Leopardi non era cataro, però diciamo, se avesse dovuto scegliere, avrebbe scelto i catari, perché Leopardi dice: no, l'universo fa la natura matrigna e ci mette al mondo, ci fa soffrire e poi ci ammazza. Naturalmente, qui chiudo e mi fermo. Ognuno. La visione di San Francesco è quella di Leopardi, io non mi so dire, io ho la mia idea, ma è la mia idea, e quindi è la mia, e quindi oh, importa poco. Diciamo che sono due visioni del mondo diverse. Leopardi e San Francesco vedono il mondo in due maniere diverse. Naturalmente la letteratura ci serve anche per vedere come i poeti, i grandi spiriti, poi che siate per Leopardi o San Francesco, a me interessa poco. Dove cascate, cascate bene, insomma, quando parlo di San Francesco non mi sembra che si possa cascare male. Naturalmente è bene che alle cose uno ci arrivi col suo cervello. Io non vi posso dire chi ha ragione, perché non vi posso dire chi ha perché questo è un processo a cui dovete arrivare voi, anche se sbagliando magari. Detto questo, vi saluto e vi auguro buona serata, sperando che questo video vi chiarisca un po' più le idee su questo periodo piuttosto difficile, perché in realtà è il periodo più difficile della letteratura italiana, perché non esiste neanche la letteratura italiana, esistono solo dei volgari sparsi in tutta Italia, tra i quali l'umbro, che io sono affezionato, sono quasi umbro, quindi l'umbro piace. Dante non gli piaceva, a me piace, Dante, e Dante si arrangia, mi piace a lui. Con tutto il rispetto del padre Dante, mi dice: ah, l'uomo fa nel divulgare eloquenza, dice: ah, l'uomo è brutto. A me piace, ognuno c'ha anche, ogni tanto si può anche dar torto a Dante, un grano salis.